vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Ciao Nino, siamo a Radio Indifferenti. Buonasera, io me ne voglio già andare. Perché? No, perché mi fanno paura, cioè mi hanno fatto paura prima. Ma lo volevo. Una voce ho sentito, lo volevo dire in diretta prima che parlavo. Senti, fai sempre questi teatrini ogni volta. Francesco, ma ormai sto qua per fare i teatrini. Ah, ma quindi non solo con noi. No, però pensavo fosse una cosa speciale. No, e io veramente ho dimenticato un'altra volta di scaricare la canzone per la tua rubrica di dopo. Non anticipare subito le cose. Buonasera, siamo www.radiobaiano.it, Radio Indifferenti, sì. Sono le 20:15, sì. Anche oggi abbiamo una nuova intervista, e la quinta puntata del mese di marzo. Io volevo dire, anche oggi continua la mia, chi ci ha ascoltato martedì verso le 10:30, continua anche oggi la mia campagna di crowdfunding, cioè se lo sbaglio a dire non lo so di, perché io ho deciso che voglio comprare il braccialetto fatto da un sito che non conosco, ma che si chiama Pornhub. Però questo braccialetto produce energia elettrica pulita, perché sono molto ambientalista io, sì. Quindi chi vuole partecipare, ne prendiamo due se vogliamo fare la campagna insieme. Solo ma questo devo dire, le spese di spedizione non lo so, ma io cioè, no, è per un fatto proprio di ambientalismo, sì, che l'energia pulita, cioè, se ti riscarica il telefonino, questo braccialetto tramite la forza cinetica ricarica una batteria, sì. E tu non crei, poi dipende dalle abitudini un po', certo. Tutti quanti, quanto è affidato, diciamo che è caricato dall'amore, no? Esatto. E quindi questo volevo dire. Finito. No, vabbè, lo devo dire, perché il crowdfunding è importante, cioè pure per la radio, certo, pure per chiunque, quindi a questo volevo dire. Anche l'amore, comunque, anche l'amore è importante. Esatto. Ora, per punizione, i nostri ospiti li presenti tu. Allora, li presento io. No, ragazzi, non ho gli occhiali, quindi non riesco a vedere cosa sta scritto là, non vi preoccupate. Allora, noi abbiamo direttamente da Caserta. Noi ci stiamo allargando sempre di più. Prima o poi avremo anche Miley Cyrus, sicuro, visto che è la tua, il tuo idolo indiscusso. Che voi dovete sapere che l'idolo di Francesca è Miley Cyrus. I miei sono in One Direction. Ma pure i miei, cioè io. Bellissimo. Sono con noi, i treni non partano qui. Lo volevo dire. Buonasera, questo è il momento per cominciare a parlare. No, abbiamo qui, signore e signore. In diretta qui a Radio Baiano, direttamente da Caserta, i treni non portano qui. Buonasera, salve, ciao. E ora li devi presentare con i loro nomi. Aspetta, non c'ho la connessione, però. Non ci vedo. No, lo devo dire io, perché ragazzi, io. Allora, facciamo un gioco. Allora, sono sicuro. Guardaci in faccia e indovina i nomi. Allora, non vale. Ettore Mariano, no! un saluto, Grazie, è l'unica donna, l'ho sbagliata, mannaccia la miseria. Perché Ettore Mariano. Ma allora. Chi è Ettore Mariano di noi? Allora, secondo me, Ettore Mariano è lui. Ettore è sbagliato. Mariano non c'è. Maria è lei. No, allora, raga, quello che basta è lui. Vabbè, ci sono. Io sono più preparata di te. È Giulio Verrazzo. Verrazzo. Io non so leggere. Uguale. Sono un alfabeta, sappiatelo. Giulio Verrazzo. Lei è Maria. No. Com'è il cognome? Enrico. Perché c'è quella T in mezzo? È una delle domande che dovresti fare. Lei tasta? Lei tasta. E lui è Valerio. Ho perso un pezzo. E io sono Valerio, sì. E lui è Valerio Casanova. E io ti domanderò perché Casanova. Non è il cognome, sappiatelo. È il nome d'arte, no? Purtroppo è il cognome, ma io c'è, cioè, bruttissimo. Un'altra volta. Guardate, lasciate perdere. Anni e anni di professori che ti prendono per il culo. Non è una bella cosa. Cioè, tutti si prendono la briga di farlo. Ci sono cognomi peggiori. Ci sono cognomi peggiori, è vero, tipo tanti. Sì. Ce lo vogliamo dire uno di Capua, tipico? Lo vogliamo dire? Siete liberi di dire quello che volete, sappiatelo. C'è un cognome di Capua che è per chiacca.
Beh, è un nome che ha la sua importanza. Sì. Cioè, no, io... Sempre perché l'amore è importante. Sì, è perché tu si ricollega al crowdfunding. Esatto. Io, è il filo conduttore da... Fino a quando non compro quel bracciale. Sappilo, ti ho sempre. La cominciamo questa intervista? Sì, sì, no, ma è già l'intervista. Abbiamo cominciato con il giusto. È già l'intervista questa, se tu non lo sai, ma è già l'intervista. Io parto con la domanda classica. Sì, vai, patti. Come vi siete conosciuti e come è nato il progetto I treni non portano qui? Ah, allora, come siamo conosciuti è una cosa che viene prima comunque dei treni non portano qui, perché noi tre come stiamo esattamente uguali, più altre persone, però suonavamo in una band che si chiamava La Dama del Lago, facevamo... Lo sapevi? Wow. Tu lo sapevi? Questa è la sì, cosa. Anche lo sapevi. No, io infatti l'avevo detto, c'è cioè, la dama del lago. Mi stavo cercando chi era la dama. Sì, sì, sì. Esatto. Il famoso pezzo La Dama del Lago. Comunque, vabbè, io e Giulio. Qual è il tuo lo fatto così. Comunque io e Giulio tipo ci conosciamo da infanzia e adolescenza, diciamo così, sì, cioè, sì, nel sì, senso sì, che siamo entrambi di Capua, poi avevamo la sfortuna di conoscere la qui presente, poi è nata Maria. E niente, come ti abbiamo trovato? Su Facebook. Su Facebook, vabbè, amici di amici. Quello che suonava la tastiera. Suggerimenti di Facebook. E quindi lei suonava la tastiera e ce la siamo venuta a suonare con noi nella Dama del Lago. Poi diciamo che io un giorno sono arrivato e ho detto: ragazzi, mi sono rotti i coglioni di cantare le idee, le cose così, io voglio fare un altro fatto, ho scritto dei pezzi, vedete se vi piacciono, chi vuole suonare con me, voi avete la precedenza sempre. Comunque, piano piano, prima non si sapeva bene cosa fare, e poi alla fine stiamo qua, insomma. E niente, però diciamo che I treni non portano qui è nato anche un po' dopo... diciamo un Erasmus che ho fatto io in Francia e che mi ha un po' fatto cambiare la prospettiva su certe cose della musica, soprattutto non solo, però anche a livello musicale. E quindi diciamo è un paio d'anni che va avanti questa storia nella cosa preparativa, un anno che siamo proprio insieme. Loro, non so se tu lo sai, se sei preparato quanto me. No, io volevo chiedere una domanda, volevo fare una domanda, però se voi parlate prima tu. Certo. A me è importantissima sul genere che fanno. Ah, prego. Allora, che genere è cacca barba papà? Non ce lo sentire dopo. Ma io oggi l'ho cambiato questa cosa. C'è ancora cacca barba papà. Anche se non lo so. No, l'ho letto. Allora, io sono rimasto colpito da la pagina Facebook, okay, che ho avuto tempo di guardare quella, perché tra computer che ha preso fuoco e altre sfortune sono riuscito a collegarmi e vedermi un po' la pagina, nelle informazioni ho letto un po' tutte le frasi. Quella in latino non l'ho tradotta perché non avevo tempo, lo ammetto. Non mi chiede la traduzione, non me la ricordo più. Quindi io dopo chiederò una per una il perché. Questi sono vedute ora. E poi avevo colpito da barba papà cacca, perché me i papà mi fanno un po' paura. Non so che sono molto inquietanti. Si chiamano barba papà e non hanno la barba uno. Perciò facciamo paura a noi, perché poi. Papà, lo sai che ci sta qua, è una cosa francese, ma non mi ricordo più che sì, però è una roba francese, non è che... possibile, non mi ricordo, però vabbè, in ogni caso, perché su... cacca barba papà? Cacca, vabbè, penso che sia evidente, barba perché papà, no vabbè, cacca, scusami, è evidente che facciamo musica cacca, no, cioè no di cacca, diciamo cacca, che serve per dire che è un genere un po' cacca barba papà, esatto. Soprattutto. Bellissimo. Però quel barba papà è molto importante, perché come diceva Freud, il barba papà sono io e sei anche tu, per esempio. Sì, il barba papà è un po' tutto, cioè esatto, quello che in realtà quindi vuoi. Noi vogliamo che, capito, la gente si cacca. Ecco, cacca. Okay. Però okay, voglio dire una cosa in proposito. Proprio oggi abbiamo tolto cacca barba papà, perché da quando sei andato Ettore, perché bisogna dire che noi qua siamo in tre e diciamo rimarremo in tre molto probabilmente, o comunque abbiamo appena perso il nostro batterista. Non è amato, morto, è vivo. No, è vivo, però insomma ha preso altri percorsi musicali e non abbiamo pensato che abbiamo un po' cambiato genere, e quindi abbiamo scritto che facciamo musica per Keygen, che è pure una cosa molto importante nella nostra società. Presenti, tipo quando tu pigli un programma per tipo, no, tu fai i video, no? Tu fai video, sì, tipo c'hai, non so, Premiere, sì, l'hai comprato Premiere,
l'ho comprato con la carta di credito in comune che abbiamo tutti. Ok, esatto, quella. Quello. E però quando quindi usi quella carta di credito in comune, fate una musichetta e adesso è tutto più chiaro. No, perché quando parliamo di questi argomenti, io non posso dire la verità, che siamo sorvegliati dall'NSA, quindi c'è, ok, vabbè. Dicevamo, ok, sì, va benissimo, ho capito cosa ti intendevi. Perfetto, adesso è tutto chiaro. Ok, basta domande stupide. No, invece, ma sono domande in realtà che contengono una loro filosofia. Sì. Certo. Hanno un loro perché, cioè. Tu non le capisci, loro hanno capito. Va bene, io comunque voglio dire che loro sono qui per presentarci il loro EP. E io, leggendo interviste passate, so che questo EP non doveva avere il nome che ha adesso. Ma sì, un altro nome. Sì, all'inizio avevamo pensato a un altro nome, però quelle cose che molto work in progress, c'erano anche canzoni un po' diverse all'inizio. Che era canzoni d'amore scontatissime. Canzoni d'amore scontatissime e poi sulla copertina ci doveva stare tipo il simbolo dei saldi, una cosa del genere. Vabbè, però era una di quelle cose che. Però avevamo come pensato. Siete passati, no? Dalle canzoni d'amore scontatissime, da quel titolo a Carmagnola, che invece intende dire tipo canto di funzionari. Perché, sai, alla fine, ovviamente, quel canzone d'amore scontatissime era molto ironico, innanzitutto. Poi era bello perché erano tutte canzoni d'amore, quelle 5 che dovevano entrare in quelle più. Poi chiaramente abbiamo cominciato a scrivere altre cose. Ho detto, ah, però bello sto pezzo, non possiamo non metterlo, hai capito, magari? E cadeva un po' tutto il concept, le cose, vabbè. Cambiamo idea. Poi è stato un parto il nome di quell'EP, non ti dico. Abbiamo litigato per una settimana, non ci siamo parlati. Poi alla fine quella è una cosa proprio di compromesso e non possiamo dire però quali sono stati i nomi per mezzo che ci sono stati. Sono informazioni riservate. No, è meglio li ricordo, perciò non li possiamo dire. Perciò è questo. Parliamo di influenze. Le maggiori influenze che avete avuto durante il progetto e anche in particolare durante la composizione di questo EP, cosa avete ascoltato principalmente? Vai Maria, falla tu questa battuta. Allora, no, niente, pensavo una battuta bruttissima, vai, non ti preoccupare, vai. No, è che ho problemi a parlare, a fare un discorso di senso compiuto. Vabbè, a me per esempio avvicinarmi a questo genere è partito ascoltando un cantautore siciliano, Di Martino, non so se... È lì che poi insomma, ho iniziato ad appassionarmi un po' a questo genere. Poi mi sono innamorata della tastierista di Di Martino, che è stato proprio. Che mo sta facendo anche cose cantatoriali. Ha raggiunto un grado di stalking, Maria. L'ho aggiunta anche su Facebook. Siamo concerto. Abbiamo parlato anche su Facebook. Sì, mi piace tanto. Esatto, mi piace tanto. Comunque ho scoperto. Ho capito come posso chiamare la mia Reflex. Crowdfunding. È bellissimo, così è un dato un animale. Hai la capacità di interrompere gli discorsi. No, è perché stiamo parlando di stalking. E ho pensato al crowdfunding per questo. Ah, stalking. Sì, però ora no, vabbè. Dicevamo stalking? Sì. E niente, poi io ho pensato a fare stalking su altri gruppi. No, vabbè, sempre di questa scena attuale. Il prossimo passo sarà la chirurgia estetica per assomigliare a lei. Devo dimagrire prima, poi devo alzarmi di 2 metri. E poi è fatto. Okay. E poi imparo a suonare i tastieri una volta per te. Eccolo là. E invece per gli altri. Comunque tu quando ci hai chiesto di pezzo, i vari pezzi, 5 pezzi, pure là, sempre pure là ci siamo per poco, insomma, non ci sciogliamo. Però al di là di questo, abbiamo messo quel pezzo dei Pink Floyd proprio strategico per dire anche un po' da dove veniamo. Perché come dire, quella è una dei Pink Floyd, sono una di quelle cose che piacciono a tutti e tre. Che magari in questo progetto entrano e escono, non sono proprio evidenti, no? Magari su quelle cose che stanno sotto. Magari stava più nella dama del ballo. Esatto, esatto. Però comunque sai, Syd Barrett, comunque più canzone, sì, no? Una cosa del genere. Quindi c'è anche quello, in origine c'era quello. Poi non so, Giulio. Veniamo dal lato artistico di Pink Floyd. Io mi sono avvicinato a questo progetto principalmente perché ho scoperto a un certo punto della mia vita, ascoltando sempre comunque pezzi in inglese, pezzi di un certo livello, pezzi di un certo tipo, poi ho capito che esistono invece tante cose italiane, in italiano, che sono molto 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 valide e non ce ne rendiamo conto. E quindi secondo me per il fatto che cantiamo in italiano, portiamo avanti comunque un progetto che è tutto nostro e parliamo della nostra terra, di nostre cose, per me è una cosa molto importante e quindi bisogna valorizzare i gruppi che appunto italiani e che ci sono molto vicini. Infatti io tendo quasi ad ascoltare più gruppi emergenti e
amici nostri, ragazzi, piuttosto che band internazionali forti, che sinceramente mi hanno anche un po' scocciato, perché dato che ci sono, perché non aiutarle. Prima di mandare il primo pezzo dell'EP per Emilia, io ho una domanda. Nella top 5 le luci della centrale elettrica ci stanno, sì, però nel testo per Emilia c'è la frase, hai visto, ho messo pure io la parola COP, sì, nel mio testo, quindi vi piacciono o no? È bella sta cosa, sì, ma a me piaceva, io l'ho messo apposta proprio per quello, perché è quello, alla fine è quel pezzo là, no, per Emilia, nel nome ci sono varie citazioni, sì, alcune più evidenti, altre meno, e quello che volevo dire là è anche un po' questo sentimento ambivalente nei confronti di tutta quella scena musicale, ma non solo, no, anche politica, eccetera, eccetera. Da una parte dire sì, mandate un po' a fanculo, avete rotti i coglioni, perché state ovunque, dall'altra però rimarcare il fatto che fondamentalmente, almeno per me, sono stati essenziali, ma mi sono reso conto a un certo punto che dove sbattevo tutte le mie influenze, non tutte ovviamente, però molte delle mie influenze stavano là, in quella regione, cioè in quei confini là. In particolare poi Brondi, cioè io francamente lo adoro, soprattutto nell'ultimo album mi piace un sacco la spot che ho preso. Quella cosa, no, sai, di dare un focus alle parole piuttosto che molto più vicino alla poesia magari che non alla canzone nel senso classico, è una roba che in quel momento si azzeccava tantissimo, e lui ha una voce molto personale nella scena. Che poi insomma abbia questo gusto per la citazione proprio esasperato, e ci sta, e quindi ti devo mandare a fanculo pure a te. Però la canzone in cui ti mando a fanculo sono io il primo citazionista del cazzo. Sì. Quindi voglio dire, insomma, questa cosa di ambivalenza era voluto. E invece di Giovanni Lindo Ferretti, che ne pensi, visto che ci sta la citazione in mezzo? Sì, vabbè, là è abbastanza. Ecco, quello per esempio è una delle cose che non ho ascoltato fin da sempre, no? Che da meno tempo che tendo a scoprire, non ho ancora scoperto del tutto, devo dire, però pure là, sai, arriva un certo punto che noi tutti, cioè almeno io personalmente, prima di fare sta roba qua, tutto il periodo progressive, proprio tutto, gruppi anni 70, quasi una religione, cioè ascoltare il gruppo sconosciuto di quegli anni là, cioè pensa questo in rapporto al punk, magari nostrano, ancora peggio, cioè quasi una bestemmia. Invece ho scoperto che pure suonare in quel modo può essere molto molto comunicativo, e mi è cominciato a piacere pure la gente che canta un po' così, in maniera sporca, e quindi pure là, però anche là, no, in via Paranoia, quindi torniamo sempre in quel punto là. Prima io non voglio, sennò stavo vivendo una mitraglia, faccio un sacco di domande. Hai detto 20 volte prima, cioè prima di. Io? Sì. Davvero? Sì. E quindi prima di continuare, mandiamo un pezzo dall'EP Carmagnola dei Treni Non Portano Qui e mandiamo per Emilia. No, mi rendi la cosa facile, la prima canzone. Sai che non ci vedo. A poco! Vabbè, a volte, siccome io sono una persona molto buona, così dicono, no? Allora andreste gentilmente. Mi chiamano per fare una traduzione, per l'ultimo momento mi dicono quella tua gente che spendi alla prossima COP. Hai visto che io in una canzone ci ho messo la COP, che fa tanto voi e non pop, anche rima con pop. Emilia, ti odio un po', perché in famiglia mio nonno è sindacato, mia madre è femminista, mio zio addirittura lotta continua, e io continuo con questa solita svista, ma col mio accento che sa di sconfitta. Non si ride più. Essere sempre comunque al di sotto del po'.
ti odio un po', perché in famiglia ti han fatto mangiare chili e chili di reggiano parmigiano che rende belli, forti e di sinistra. Ma che significa ho letto Gomorra? Ma l'hai vista la faccia da culo di questa provincia? Emilia, spegnimi un po'. Invidia, fedeli alla linea dei tuoi jeans. Ma se tu mi vuoi, potremmo fondare nuovi circoli arci. Potrei finire a studiare all'alma mater. Ti sposerò, mi sposerò, ci sposerò, ti sposerò. Potremmo sposarci. Sono come tu mi vuoi, un po' più calvo di Pronti. Ma hai visto come sono bravo a fare citazioni così? A sentire quelli che sono troppo grasso per essere hipster, tutti coglioni. Piena dei mondi che mi realizzerai. Lo sai, Bez? Io ascolto Guccini e non voglio perdere mai più. Son certo che mi apprezzerai. Grazie alle manopole di Lino. Siamo di nuovo in sì. Onda su Radio. Ho fatto la finitima zinga, come manopole. Mo, cioè, siamo sempre con i Tradi Non Portano Qui. E a proposito, dopo aver ascoltato questa canzone, urge la domanda. Cosa ne pensate di questo successo della musica indie? Perché indie alla fine è un termine che inizialmente stava a significare una determinata cosa e con poi il passare degli anni non si sa più in realtà questo termine cosa significhi veramente, perché ci sono gruppi che magari erano molto underground, quindi letteralmente indipendenti, però pur avendo avuto successo e avendo fatto contratti con major continuano ad essere. Quindi io lo chiedo a voi, indie che significa? Ma Giulio la sa, lo sa. Giulio è più esperto. No, Giulio è più inesperto. No, penso soltanto che, come hai detto tu, semplicemente è cambiato il significato del termine. Mentre semplicemente prima significava appunto queste band un po' autoprodotte nel loro piccolo, poi... penso sia capitato che le band che facevano questo avevano un certo tipo di sound e quel sound poi è stato assegnato al nome indie dalla quale poi però sai che viene, cioè, viene dato a qualunque cosa, capisci? Cioè, un sound non è che ci sta un sound, quello è il sound indie, sì, poi sì, ce n'è sì. Sound, cioè, allora, un po' come la domanda che cos'è un hipster? Uno che porta gli occhiali no e i baffi non lo so, tipo penso, no, se tu dici questa cosa penso Faustelle, no, per dire, hanno fatto comunque il passaggio con, con la major, comunque il modo di produzione di un album dei Faustelle non può essere quello dei primi due album, sì. Per dire, comunque ci sta dietro tutta una cosa importante, eccetera eccetera, eppure io, come dire, se devo mettere su un filone lo metto, no, su quella scia, sì, lì, sulla sì, scia sì. Dei gruppi di adesso, forse in qualche perché modo, no? Vogliono ancora dire qualche cosa e quindi non sono forse influenzati da quello che casomai gli altri come le case discografiche o i produttori vogliono che loro dicano, capito? Sì, forse non lo so, se effettivamente c'è un senso alla fine, però noi se devo dire la verità la utilizziamo comunque questa etichetta perché fondamentalmente adesso noi, cioè, adesso non ci possiamo fare i problemi del Bostelle per dire che
perché comunque siamo più indie di questo si muore, nel senso che l'EP ce lo siamo registrati a casa mia, a casetta tipo. quindi voglio dire, ci va bene alla grande. E poi perché la maggior parte, cioè per capirci insomma, no? Dice che cosa fate, noi ci riferiamo a quei gruppi lì e quindi ci trovi immediatamente se diciamo che siamo indie. No, perché io poi ho trovato pure questa è una cosa simile, perché la indifferenti io la vedo come differente dall'indie, che è un po' diventato il nuovo pop. E voi nella vostra canzone, appunto per Emilia, cioè quel verso sempre ho messo la parola pop nel testo, che fa anche rima con pop, quindi ho trovato questa comunanza di idee. Sì, sì, e effettivamente sembra da un po' di tempo a questa parte, no, che c'è una rinascita centro-settentrionale della musica underground italiana, diciamolo così. È un po' il pop per figli, il pop per, sì, però c'è una cosa bella secondo me su questa cosa, che per altri invece è una cosa orrenda, nel senso che se leggi effettivamente molti dicono il male della musica italiana è stato il cantautorato, cioè i cantautori che a un certo punto hanno ammazzato qualunque spinta innovatrice. E io da estimatore invece di tutto quel periodo lì, un ritorno a queste dinamiche qua non può farmi che piacere, sinceramente. Cioè fino a qualche anno fa magari, cioè preferisco di gran lunga che ci siano degli artisti che si focalizzino un po' di più sulle parole come si fa adesso, piuttosto che magari il contrario. Cioè mi piace veramente quello che sta succedendo. È strano perché non è sempre così. Invece mano a mano escono dischi e sono discorsi abbastanza interessanti, cose che mi piacciono tutto sommato, anche se sono alcuni sfacciatamente pop, nel senso che a livello musicale non è che cercano di dire qualcosa in più. Alcuni sì, per carità, altri molto meno. Però in generale non ti posso dire che mi dispiace, perché ci vedo delle idee, soprattutto nei testi, che mi piacciono. Non so i ragazzi, invece vanno più da quello che scrive. Ho pensato, è la prima domanda, sì, visto che mi sono lavorato la pagina. Mm-hmm. Allora, io nelle informazioni della pagina c'è scritto: qui si ritorna soltanto e i treni non portano qui il nome. Tra queste due, tra il titolo, cioè meglio, tra il nome del vostro gruppo e questa informazione, c'è un qualcosa che va in contrasto? Perché? Se c'è o ha un significato nascosto? Guarda, qui si ritorna soltanto per come l'ho immaginata io quando ho scritto quelle cose, perché poi la pagina, come avete capito, più o meno l'ho un po' addobbata io, no? Soprattutto sì, all'inizio ci ho perso un po' di tempo. E quel qui si ritorna soltanto è un po' un sottotitolo, del nome della band, del progetto. Perché, come dire, specifichiamo, nel senso i treni non portano qui. Sì, ok. Diciamo, per dire meglio, qui si ritorna soltanto, cioè ci sono dei treni che portano qui, ma sono i treni che tornano, cioè qualcuno che viene qua, è soltanto qualcuno che viene a farsi la visita, viene a trovare qualcuno, viene a torna un attimo qualche giorno e poi riparte, ok? Questa era l'idea di base. Sì, ho visto il ripetersi del qui, è stato per me una sorta di collegamento, sì, tra le due, sì. Le due cose. Bravo! No, stavo pensando che me la so letta la faccia, quindi stavo pensando alle cose, sai. Io invece, quando ho studiato, perché ho veramente studiato. No, io chiedo scusa, il cane mi ha mangiato gli appunti. E quindi, passando da Vera Emilia a dove passa la Loira, io voglio capire. La filosofia greca ci insegna che non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. Tu perché ti vuoi bagnare di nuovo nel fiume? Perché non è lo stesso, non essendo lo stesso, è un nuovo fiume, no? In questo nuovo fiume mi bagnerò ancora una volta. È un, come dire, se uno torna su in un posto, se uno torna in un posto dopo anche un po' di tempo, no? Un tempo indefinito, l'idea era che forse si può accedere in qualche modo a una visione di come si era, no? E si riesce a capire lo spazio in mezzo che cosa è stato. Riesce a capire il percorso fatto nel frattempo. Che poi è una cosa che effettivamente io quando l'ho scritta non potevo sapere, cioè l'ho immaginato, ma è stato così, nel senso che poi, perché vabbè, quella canzone dove passa la Loira l'ho scritta mentre ero ancora dove passava la Loira, cioè a Tur, questa
faccia. E poi quando ci sono tornato ho provato proprio quella sensazione, non so, forse me la sono chiamata io, nel senso che già, no? Sapevo che sarebbe stato così. Però veramente tornare negli stessi luoghi a distanza di un tot tempo ti fa rendere conto di tante cose, secondo me. Questo è il punto. Boh, visto che diciamo, parliamo sempre con Valerio, che è Valerio sì. che scrive i testi. Infatti domande musicali, vai. Vai, prima ragazzi. Di farli suonare io faccio la domanda che fa sciogliere, la nostra domanda che fa sciogliere i gruppi. Chi è più bravo? Sì. No, vabbè, questa domanda era tutta da un momento di panico mio. Insomma, secondo me devo fare una domanda che si scannano da di loro, cioè giusto. Io la so già questa domanda perché ho sentito. E da allora una persona dice faccio la mia domanda e tu non studi, io studio sempre, non sto indicando nessuna persona a caso, dopo la farò come appunto il genere. Allora parla tu, visto che no fai tu, tutto a te, facciamo, sono pure dimenticata. Ognuno di voi deve dire i pregi e i difetti dell'altro. Vabbè, un pregio e un difetto, sennò ci allarghiamo troppo. No, allora, io ho tutti i difetti di Valerio. Uno solo, Maria, uno solo. Io uno l'ho notato. Io faccio parte anche del gruppo, ho notato che lei legge le cose del mio telefonino e su che ma è questa davanti. Questa è quella radio, non è il mio. Bravo. Salutare le persone. No, scherzo. Ciao! No, mi stanno ascoltando, cioè ci stanno ascoltando alcuni miei amici, amiche. Dell'accademia. Comunque. Vai, raga, partite prima voi, così io vi do in bellezza. Io voglio ascoltare prima voi. Comunque non lo so, improvviserò. Oh, sei pronto? Io forse ci devo pensare un po'. Devo pensare. Yeah, Mari, tu sei pronta su di me. Fatemi con i difetti su miei, Valerio. È facile. Ma. Allora, i difetti. È troppo. Uno solo. Nel senso, no, però non è proprio un difetto, però è una cosa che può dar fastidio, diciamo. Che. Non lo so. Dillo! Allora, Maria è insicura. No. È il difetto di Maria. E il peggio? No, non lo so, il peggio. Vabbè, dici prima il mio difetto, ci vediamo quanto deve essere buono col peggio. È che. No, ma alla fine è un difetto. Vabbè, nel senso, ho capito, è molto capo della situazione, è sempre lì a disporre, non soltanto diciamo a livello musicale, in generale, è sempre molto. Cioè, forse è pure noi che gli diamo un po' questo potere di decisione. Esatto, un po' di despota. Però non è che. Sì, è vero. Cioè, perché magari se non lo fa lui, non lo fa nessuno, capì? Però. No, io invece. Cioè, mi accodo un po' a questa descrizione, però non è proprio la stessa per me. È più come se lui è restio a cambiare idea su quello che pensa, ok? Quello che ha fatto prima, infatti, già sta lui, sì, è un po' capatossa, però che succede? Secondo me questo è sia un pregio che un difetto, perché ho notato che spesso chi casomai è condiscendente oppure tende sempre a dar ragione all'altro e cose così, capita che poi non costruisce. Perché la costruzione casomai di un qualche cosa, come ad esempio i nostri pezzi o quando noi ci confrontiamo su quello che facciamo, quello che succede tra di noi, nasce sempre da, diciamo, un diverbio, no? Lui dice una cosa, secondo me questa cosa non è buona, secondo me deve essere cambiata. Allora dico, vabbè, se questa cosa deve essere così, non è troppo convinto di questa cosa, no? Allora poi alla fine ci siamo resi conto che proprio questa differenza tra il mio pensiero e il suo pensiero ci porta a fare cose che poi risultano buone. Però lo sai perché questa cosa funziona? Sì. Perché pure tu sei cavatosta. Esatto. A livello musicale, però. Io secondo me un po' più a tutto tondo. È lo stesso discorso che ho fatto. Scusa, secondo te, se io avessi dato ragione a tutto quello che tu. Esatto. Non ci sarebbe stata una sintesi. Esatto. No, ma infatti no, su questa cosa sono molto d'accordo. Nel senso che secondo me questa cosa è il classico pregio difetto. Esatto, quindi io ho detto entrambi. Allora. Ti sei rubato a me, sei botto. Va bene. E invece Maria, no, Maria, poi, il fatto che è insicura, voglio un po' completare la cosa. Non è che è insicura, è che a volte. Non ci mette la cazzina. A volte abbassa il volume del sito. Capito? Tipo, è vero, no. No, ma non è che la bassa, è che penso che sia troppo forte. Hai capito? Quello. No, per me è quello. No, quello per me dico, non è forte, perché devi uscire il suono del sito. E qua si capisce tutto quello che vogliamo dire, cioè da questo esempio.
un pregio di Maria. Un pregio di Maria, non lo so, passaparola, non è vero. No, boh, Maria quando sta sul palco è un grande personaggio innanzitutto, che nel senso che è proprio il, secondo me, no, la cosa che, soprattutto che siamo in tre, no, è un equilibrio ancora più che fa spiccare Maria da questo punto di vista, è proprio a livello creativo, cioè veramente quando sono in sinto mi piace molto come ci si approccia, perché si approccia in una maniera è carino perché si approccia comunque in una maniera, sai, un po', come dire, monofonica, cioè non è quel suono di synth anni 80 cosa, no, lei è sempre molto più legata, ecco, al nostro passato prog, quindi mini Moog, la cosa, questa cosa mi piace un sacco, molto molto vintage, cioè così. Questo però sono tutti i pregi di difetti musicale, non siamo entrati molto nel... Sì, no, io non ho parlato di pregi di difetti musicale. Lui, lei è... Io però rispetto al pregio, di però non l'ha detto. Ah, non l'hai, tu non hai detto il Maria non ha detto il pregio. Lei sta là, tiene conto, me l'ha scordato pure io, figurati, pigliatela con lei. Ebbene sì. Valerio, pure qua non è proprio un pregio. È una via di mezzo sempre. Sembra una via. Che se l'insicurezza, capite? È vero, diciamo, questa è l'insicurezza, via di mezzo. Ci devo pensare un attimo, Giulio, ecco, parla. Però io... No, ma io voglio, voglio sapere i principi, non è vero. Aspetta, è vero. Scusa. No, io ho detto, il difetto di Giulio è che forse a volte si lamenta troppo. Cioè, è sempre molto... Sono d'accordo. E come non sei d'accordo? Allora, lo so che tu non lo fai perché veramente ti lamenti. No, mi sto lamentando pure ora. Cioè, nel senso che... No, devi fare, ma come? Ma come? Però magari a volte, capito, fai pesare una cosa che... Qua però vedi, pure è personale, mi piace. Vai, no, io devo dire che sono i primi a... a renderla così lunga sta cosa. Wow, ma tu non hai idea di quante sedute dallo psicanalista. Sì. Ognuno di noi, perché poi dai tutto, noi siamo insieme, ma siamo pure molto amici. Quindi queste cose ne parliamo spesso anche tra noi. E quindi avete sfondato un po' il pregio di Valerio. Il pregio di Valerio. Secondo me è molto intelligente. Cioè, mi piace quando ragiona sulle cose. Cioè, magari a volte non sono d'accordo con che cosa dice, però mi piace il... non lo so, è un lavoro molto intelligente. Grazie Maria, ti ringrazio formalmente. Davanti anche ai molto acculturato, di indifferenti Radio Baiano. Vabbè, così. Mancano i peggi miei. I peggi di Giulio. Forza. No, io il peggio l'ho detto. Voglio sentire quello di Maria. E Maria, vai. Ci devo pensare. Okay. Per tutti i capelli. Cioè, che pregio è? È molto difficile. Vedi, già ti sto lamentando. Sei sbaglio. Non ce l'ho. La prossima domanda. Devo ascoltare un pezzo. Ascoltiamo un pezzo. E io dopo dire il pregio. Maria ci pensa. Facciamo così. No, sennò stanno finendo male a Maria. Un pezzo fatto da loro. Voglio dire, Rani, non portano qui. Che se comunque cercate un batterista, un percussionista nuovo, Nino comunque ha referenze. Vabbè. Perché alla scorsa festa della donna lui ci ha suonato le percussioni nei Ladri di Mimose. Ce l'ho il pregio di Giulio. È arrivato. Però anche in questo caso non è un proprio non un, è un pregio, però è una cosa che mi piace. E che però forse un po' simile. Che tipo è uno che si interessa molto delle cose, sta sempre lì a... È curioso in Gifrighea, è chiarissimo, wow. Possiamo andare avanti. È sempre lì a... Ebbene sì ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di In Gifrighea. O meglio, In Giarma, oh sì. Però Giulio non ha detto il mio pregio. No, voglio bravo. E non il mio difetto. Sì. No, sì, l'ha detto già, se scordate, se andiamo, ce l'andiamo a sentire un po' così. No, il pregio è che ci devo pensare prima. Vabbè. Prima che loro cominciano a suonare, voglio ricordare che gli ascoltatori ci possono contattare o sul profilo di Radio Baiano Web Radio o sulla pagina di Radio Baiano. E chi vuole bestemmiare contro di me, il mio profilo Facebook è aperto. Chi vuole salutare, chi vuole fare commenti, fare complimenti, non complimenti, basta che ci scrivete e noi leggiamo. Ora vi tolgo da mezzo. Noi vi lasciamo... Cosa ci suonate? Che risuoniamo? Facciamo Walter White. Questo pezzo si chiama Walter White. Dimmi un po'
sì, dici tu quando possiamo solo esatto. Okay, ma io ci esco in video ed è un pezzo è un po' ma io ci esco in video bellissima questa come... e no è un pezzo che siccome io sto sì. incapatissimo con vabbè varie serie TV ma Breaking Bad siamo caduti malati così, tutti quanti sognavo di lavorare con Walter White e la mattina mi svegliavo con l'ansia di stare di essere comunque sì quest'ansia capito anche che c'è anche nella vita magari ad avere una Skyler che riuscisse a curarla diciamo così e questo è Walter White tocca a te lo so vorrei guardarti in faccia con quell'espressione tipica di Walter White quella da uomo spaventoso spaventosamente triste in agonia essere un fottuto genio che l'America non ha capito mai ma riscattarsi a 50 anni con azioni portentose ed immorali vorrei un vecchio grande amico di successo come ce l'ha Walter White che magari un lavoro me lo dà e per il cancro ci stiamo attrezzando si vedrà essere il simbolo vincente dell'uomo origine e di tutti i propri guai insomma l'incubo del sogno liberista con un avvocato un po' fascista essere figo con la boccia anche se figo e non lo sono stato mai lo so, non mi riconosci, quel che mi fa parlare sarà il fascino del capitale. Una trattativa, una reazione, se avrò paura della prigione, ci sarai tu, ci sarai tu, ci sarai tu. Potrai tradirmi, farmi del male, gettarti in piscina, darmi a cagare, ma ci sarai tu, ci sarai tu, ci sarai tu. Non avrà più alcuna importanza avere soldi, averne abbastanza, riciclare fondi in una banca, avremo soldi, ne avremo abbastanza, un nuovo lessico, La Junior Mexico, un nuovo lessico, io e te. Vorrei saper manipolare le persone come lo fa Walter White. Mi riuscirebbe finalmente quel progetto musicale un po' che antautoriale. Potrei avere un figlio che non è mio figlio e che mi aiuta a cucinare e un avvocato che non fa mai male tante porte a cui bussare. Eppure a volte penso che sarebbe figo fare una cosa manuale come imparare ad intagliare per costruire scatole in cui sprofondare una trattativa, una reazione se avrò paura della prigione ci sarai tu, ci sarai tu, ci sarai tu. Potrai tradirmi, farmi del male e quando vorrai mi potrai denunciare ma ci sarai tu, ci sarai tu, ci sarai tu. Non avrà più alcuna importanza avere soldi, averne abbastanza, riciclare fondi in una banca avremo parole, ne avremo abbastanza. Un nuovo lessico, la Junior Mexico, un nuovo lessico, la Junior Mexico, un
spastico, uno spastico, un destino ridicolo, il vuoto cosmico, un letto rubito, un gran bel deserto, un nuovo Messico, la cigna, il lessico, io e te. Riprendevo loro. Cosa ne pensi? Devi accordare un po' il penso che no, mi è piaciuto tantissimo. Infatti questo. No, scusate, stavo parlando di roba musica. Avete ragione, vi caghiamo. Non è molto simpatico questo. Vai. No, che è bellissimo, cioè, sul serio. Vabbè, ce l'avevi sentito, no? Vabbè, no, cioè, io... Cioè, l'avevi già sentito. Io no, veramente mentivo. Ha detto, però. Ho detto, mentivo, e no, è bellissimo. Cioè, mi sono ricordato tutta la serie, che purtroppo mi hanno spoilerato causa esami di regia. Ma chi è questo che ha spoilerato la serie? L'ho dovuto fare per un esame, e ne valeva del mio voto finale, quindi avevo... Dovevi fare delle nottate... sonni per finire di vederla per l'esame. Cioè, so come va, però non l'ho vista tutta. Cioè, non l'ho vista, però. Ma no, questo è grave, però. Vabbè. Anche ora sapete tutti che alla fine. Ah. Non me lo dico. Lui si taglia i capelli. No. Diventa il papà di Malcolm. Ora faccio una domanda tecnica. Vai. Che strumentazione usate? Questo è un basso di quelli vintage. Questa è una diamonica, diciamo un modello particolare che si chiama Scordatex. Se qualcuno Scordatex. Sa come si accorda una diamonica, a volte la dimentico da qualche parte, giusto? Ma tu la squali, la Grazie! Va bene. Poi la diamonica, alle medie avevamo la scelta, punto la diamonica o il flauto. Purtroppo io sono sempre... No, cioè, il mio professore per forza è flauto. I professori esigenti. Io invece... Ok, allora, ritorno a Bolino Rosso. Ma è Maria, che vuoi da me? Va bene, di solito dopo le 10 che diventa Bolino Rosso qua dentro, cioè... Io voglio parlare un po' degli arrangiamenti. Sì. Perché comunque sono arrangiamenti molto vari, prendendo sempre come esempio dove passa la Loira, là si passa a fare un po' di reggaettino, un po' di noise, un po' di funk. Quindi tu sei quello che scrive i testi, e invece per gli arrangiamenti ci metti quella mano pure tu, no? Sì, soprattutto l'EP, diciamo che è nato pure molto, ancora di più, quasi più cose mie, pure la tastiera, per esempio, dove passa la Loira... L'ho decisa io quella cosa dell'arrangiamento, però per esempio sono tutti arrangiamenti che ci piacevano, però comunque sono cambiati ovviamente. Tra l'altro adesso che l'ultima data che abbiamo fatto, cioè data, abbiamo partecipato al Pazzo Contest, li abbiamo suonate con le basi proprio perché non abbiamo più il batterista, e per esempio abbiamo stravolto dove passa la Loira, l'abbiamo fatto proprio diversamente, con una base un po' pure più pesa. Per esempio Maria faceva una cosa molto diversa, che veramente bello, quindi non c'è più quell'organo così a distesa, sono sempre un po' in evoluzione proprio per questi cambi di formazione. Però sì, diciamo che i progetti sono passati di mano, i progetti sono passati di mano sul live, ha preso un live, qui abbiamo registrato un po' per tutti quanti, quindi chi ha suggerito una cosa. Sì, perché voi passate veramente da giorni parecchio diversi. Perciò il cacca barba papà, no? Esatto. Proprio quello, ma è interessante che sapere, cioè chiedere loro. Là c'è il momento in cui viene composta la canzone, cioè visto che loro comunque sono anche al di fuori del gruppo, sono amici, sì. Cioè quel momento come viene vissuto da tutti e tre la scrittura di una canzone anche. Ma sai, di solito come sempre da Valerio, diciamo, io ho un'idea per un pezzo, diciamo, di solito testuale, però ci si mischiano ovviamente queste cose. Senso che magari una certa musica, per esempio Walter White in macchina, spesso in macchina,
E la prima cosa che mi è venuta in mente fu quella frase del ritornello: un nuovo lessico, l'agio in Messico. Poi io studio lingue, quindi sto fazzo il nuovo lessico. Mi piaceva un sacco far rimare lessico con Messico, New Mexico. E da là è partita tutta una canzone, musicalmente, il resto delle parole. Però è chiaro che poi io di solito la mando, ormai la mando su WhatsApp. Tipo registro così, aiuto, sniper, mi piace. Ma me ne hanno stroncate un sacco, comunque dovete contare. Quindi loro fanno. No, di più. Loro fanno questa opera di selezione che è molto molto importante, perché cioè sono un po' tutti figli miei, no? Quando li scrivo, e non riuscirei mai a dire no. Però certe volte mi hanno detto di no a delle cacate che poi ho detto no, effettivamente. Dopo un po' me la vado a risentire, no, non andava sta canzone. E quindi quello è un filtro iniziale importante. Poi se loro invece passa questo filtro, il pezzo, ah bello, mi piace questa cosa, oppure sì, questa cosa mi piace, questa qua no. Allora è chiaro che da lì partiamo e cominciamo a cambiare. Tipo un pezzo che abbiamo scritto, che ho scritto di recente, di cui ho scritto di recente il testo, e l'avevo proposto chitarra e voce con ritmo diverso, arrangiamento totalmente diverso, una cosa proprio. E allora mi hanno detto no, guarda, cioè non mi ricordo chi dei due diceva no, non mi piace, e l'altro diceva bello, però la musica non mi piace. Sì. Quindi fu una mezza super, però ci credevo molto in questa cosa, ho detto ah, quindi ho aspettato a sentire a questo invece. E abbiamo provato 10.000 arrangiamenti diversi e alla fine ne siamo usciti, perché Giulio è uscito fuori con un riff interessante che siamo riusciti a mettere per tutta la canzone, fisso e con un basso che cammina. Insomma, abbiamo cambiato l'arrangiamento. Da no alla mia canzone preferita. Esatto. questo è molto. Quindi questo vi ricorderà Giulio che è importante, che il basso è uno strumento importante. Però suona la chitarra in quella canzone. Ebbene sì! Le gaffe. No, prima di mandare una prima di mandare un altro pezzo, un'altra domanda. Allora, fai tu, ok? Sì, la faccio io. Volevo fare una domanda, però era molto collegata a una delle due tante domande che fa. Cioè, si è già spiegato lui che comunque nella scrittura non è. Sì, è lui comunque a scrivere, però c'è sempre una piccola parte che prende anche da loro, cioè è importante, anche loro riescono a contribuire alla chiusura, all'accettazione del pezzo, che questo volevo dire. Però già mi ha risposto. No, già mi ha risposto lui. Tra l'altro sempre di più, cioè nel senso che magari i primi pezzi, cioè me li sono scritti proprio da soli. Ma perché magari inizialmente manco c'eravamo. Esatto. Cioè io poi adesso che abbiamo trovato un po' più la pace con questo nucleo fisso, è chiaro che è molto più partecipativo la cosa. Sì. E in futuro potrebbe capitare di avere in vostro disco magari un testo scritto da Giulio o da Maria? Questo non lo so, nel senso che loro non hanno mai scritto testi da questo punto di vista. E forse musicalmente potrebbe esserci qualcosa. Musicalmente sì, ma perché. Vabbè, devo guardare. Sai che il fatto della che diceva prima Maria, che io sono molto assertivo quando faccio le cose, ma parte da un'idea, cioè nel senso che io ho questa idea di treni non portano qui, che hanno sto nome, che non è tipo i treni, cioè che noi siamo i treni, cioè un treno, treno 1, treno 2, treno 3, ma come se fosse quasi il titolo di un romanzo, per dire, nel senso una cosa che si caratterizza per le canzoni dei treni non portano qui, che hanno comunque un'unità stilistica, diciamo, di temi e cose varie. Quindi capisci, con questo intendo che una cosa che è completamente diversa a livello di testi, probabilmente non riuscirei ad accettarla come stile. E so che loro comunque come temi, per esempio, non condividono del tutto quelli che sono i miei temi. Per esempio, ci sta molta politica vissuta nel privato, no? Nei testi, che è una cosa mia, cioè nel senso che loro non ci stanno troppo dietro a questo fatto qua. Nel senso non sono troppo coinvolti dalla cosa. E per esempio non butto qui, però secondo me questo è un pezzo fondamentale. Quindi per dirti l'esempio, che conoscendoli, insomma, non penso che potrebbe succedere. Poi che domani magari succede e fa una cosa che è pienamente in stile i treni non portano qui, ma penso che sarebbe proprio lei a quel punto a riconoscerlo e dire guarda, vale, ho scritto una cosa che secondo me va bene per i treni non portano qui. E a quel punto, sai, potrebbe cambiare questa cosa. No, fateci sapere. Mai dire male. Prima che io continuo sempre con le mie tante domande,
mandiamo proprio la traccia numero 2 che ci annuncia il fantastico Nino. Sì, abbiamo Dove passa la Loira. A tra poco. L'ho detto bene? Certo. Bellissimo. La Loire, la Loire. Vabbè. Vedere le mie domande, le mie paure, i crampitarli, i sogni, i desideri, le parole che ho lasciato lì. Quando ti ho incontrata, ai giardini del Prébent, era un altro giorno, un'altra notte, un'altra vita, un'altra volta. Parlami e parlami come quella notte infinita. E dicevo, non si può danzare e cambiare il mondo. Io dicevo, non si può danzare senza cambiare il mondo. E l'Europa di nascosto, fatta luna d'origliare, mentre noi con 2,30 euro e 3 plettri nella tasca, figli suoi che si divoravano senza una speranza. E allora vieni, 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 il vento soffia e non aspetta noi, amore, io ti prenderò come si prende un treno. Vedo e non ti vedo e poi ti vedo tra le vie della gente, amore, la guerra è altrove, io non so il tuo nome. Io non so il tuo nome. Avanti, fammi strada fino al serpent volant, mentre Jack va per la sua strada o per la mia. Cosa dici? Cosa dici? Non capisco. Quando ti ho incontrata, al serpent volant, era un altro giorno, un'altra notte di birra e di calore. La Francia tutta, tutta in una stanza, si piegava in due dal dolore. E la vita tutta in quella stanza si consolava in due per il dolore. Io dicevo, non si può cantare senza cambiare il mondo. E tu dicevi, non si può cantare e cambiare il mondo. E brindato, abbiamo giocato. Peccato che il sole arrivi anche se nessuno l'ha mai chiamato. E allora vieni, 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 che il vento soffia e non aspetta noi, amore, io ti prenderò come si prende una foto. Ti vedo e non ti vedo e poi ti vedo. Non si è valsa un mito, amore, la guerra è altrove, e io non so il tuo nome, e io non so il tuo nome, e io non so il tuo nome.
questo nuovo fiume mi bagnerò ancora una volta, per guardare, per vedere chi si bagnò la scorsa volta. Quando l'ho incontrata, dove passa la Loira, Tour si dava a noi come uno specchio, il cielo limpio e pulito. Poveri noi che teneri, non avevamo ancora capito. Cercavamo Europa, ci saremmo innamorati come Narcisa. E allora andiamo, andiamo, tuffiamoci come Narciso. E allora vieni, 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 che il vento soffia e non aspetta noi. Amore, io ti prenderò come si prende il mare. Ti nero e non ti vero e poi ti vedo tra le tue strade, i tuoi gradicci, amore. La guerra arriva ad ore e ora so il tuo nome. La guerra arriva ad ore e ora so il tuo nome. La guerra arriva ad ore e ora so il tuo nome. Ora so il tuo nome, e 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 ora so il tuo nome. Siamo tornati. Sì, mentre tu stavi pure a fumare. Sì. Qui dentro, insomma, discussione ancora sui premi. su come fare. Ma detta a me che ho fatto quello. È una cosa che c'è e un po'. Si è arrivato addirittura a parlare di selfie di Belen. Cioè, io. Cioè, se ho pensato che forse stasera mi devo dare per malato. Però cioè, ma fai i nomi perché sono, erano Maria e Giulio. Io non esatto, c'entro. Cioè, Valerio non c'entra. Io sono fuori da questa. No, no, ammetto, sono Maria e Giulia. Lei. Lei io. Io sono Maria. Lei è Maria. Indovinate chi è Maria? Francesco. Perché non ancora si è detto perché è T, Maria T. No, io questo ci volevo arrivare con calma. Ah, vabbè, andiamo qua. Ma se l'hai fatto una domanda, se l'hai preparato. No, è perché che non riuscivo a leggere prima. La vuoi fare adesso? Sì, sì, ma l'abbiamo. Gliel'ho bruciata così, vai. L'abbiamo detta ormai. La per tastierista. Questa è inventata molto. È troppo grave, no? No, era troppo scontata, no? Dillo un'altra. Un motivo si fa un'altra che si sta per Tommasina. No, è vero. No, questa è semplicemente. Non sto scherzando. Noi capiamo questi doppi nomi, io e te capiamo. Sì, perché. Vabbè, io stavo con un ragazzo che si chiama pure in maniera strana. Ramiro. Vabbè, dovete. Lui si chiama Biagio Fausto. Per veramente. Puoi fare Biagio Fausto? No, Nino è una cosa che è uscita dal nulla, è una creazione. Ah, perciò ti chiamavi Nino, come ho visto sul tuo profilo di Facebook mentre stavi. Sì, mentre. Chattava con le sue amiche. E dillo anche il nome della mia amica. Posso dire? Sì, lo vuoi dire. L'ho letto. L'hai letto? Ella. Vabbè. E mi è passato un attimo, perché ormai ho focalizzato proprio. Perché ne sai, mamma, chissà che problemi hai. E lui ha detto che poteva. Scusa, ma problemi. No, poteva. Anche io ho il doppio nome. Francesca. E come l'hanno detto tutti qua? Maria Francesca. Non hai problemi con Maria qua, cioè. No, hai problemi con Maria, non ho capito. Ma è troppo lungo. Maria Francesca. Maria Tommasina. Bene, mentre discutiamo di nomi. Io passo alla mia prossima domanda. Che è questa. Sì. La mia domanda comincia che è rivolta a Valerio, però in realtà poi si espande sì, anche sì. A Maria e a Giulio. Volevo sapere che legame hai tu con l'Emilia, con la Francia, e che legame voi avete con la vostra terra? Questa è una bella domanda. Bella domanda. Allora. Sai, allora, io al di là del legame personale che uno può avere con i luoghi, il discorso è pure che l'Emilia, la Francia sono un po' dei jolly, no? Sono dei posti che potrebbero essere qualunque posto, basta che non sia questo posto, ok? E sia un posto in cui si sogna.
bisogno di andare semplicemente per dare una svolta a qualunque cosa, ok? Quindi è questo l'utilizzo che facciamo poi di questi luoghi. Poi ovviamente nasce da una cosa personale, nel senso che la Francia comunque è stato un momento importante per me, proprio come crescita personale, quando appunto sono stato lì in Erasmus, e è stato un periodo felice della mia vita, semplicemente, capisci? E l'Emilia, al di là di tutti i riferimenti culturali, che sono tantissimi, guarda, non staremmo qua a parlarne fino a domani mattina, comunque no, c'è questo mito dell'Emilia come terra particolare. Poi c'è, vai a vedere, in realtà ci sono criticità, cioè non è che vogliamo eliminare quelle criticità, la utilizziamo così, la utilizziamo per dire c'è un altrove dove possiamo essere felici e dove magari sogniamo di andare per scappare da qui. E qua vengo al fatto del legame con la nostra terra, che comunque per quanto mi riguarda, e poi lo diranno loro cosa pensano, è ambivalente, nel senso che da un lato c'è tanta voglia di cambiare le cose, dall'altro c'è anche voglia di però di trovare una dimensione personale che qua non si riesce a costruire magari, e quindi si pensa che in altri posti ci si possa riuscire, che sia un'illusione o meno, però nessuno ce la può togliere questa illusione, nel senso è un momento bello pensare che da un'altra parte c'è un posto dove ci sentiamo veramente a casa, e qua non so voi che ne pensate. Io per esempio rispetto all'Emilia, alla Francia, diciamo sono più quasi attinenti a Valerio, perché lui non è che mi ci rivedo al 100%, nel senso sono d'accordo col suo discorso, però non è proprio un attaccamento che io ho verso l'Emilia e la Francia. Poi invece rispetto al mio paese, ne parlavo proprio oggi all'università, a me ad esempio piacerebbe molto restare qui in Italia, perché mi piace, però nello stesso momento penso che forse non ha molto da offrire, ma da tanti punti di vista. Magari poi nello stesso tempo mi sento vigliacca a dire me ne vorrei andare, però penso rimango, ma probabilmente le cose non cambieranno, potrei rimanere, ma se dovranno cambiare, cambieranno in futuro, quando cioè non mi sento di dire lotto per cosa, cioè come se sento proprio che non cambieranno, che rimarranno così. Però comunque cioè, mi piace pure dal punto di vista culturale, cioè secondo me ha molto. Invece io penso, quando riguarda beh, l'Emilia e la Francia sono cose sue, le sue esperienze, per quanto riguarda la nostra terra io penso che è un po' una doppia faccia, perché da un lato io penso sia una doppia faccia, perché come ci sono tante cose belle tra i quali gli artisti, no? Anche gli artisti, diciamo, quelli che fanno cose a Napoli, nella nostra zona, fanno sempre hanno una certa qualità, un certo spessore, che forse da altre parti non ce l'hanno o ce l'hanno in maniera diversa, e questa è la cosa bella. Poi ci sono tante cose negative, che sono quelle che ovviamente conosciamo tutti, quindi c'è un po' questo dire e molla. Infatti poi tutte queste cose belle non vengono valorizzate, sì, vengono rimangono lì così. Però sai, al di là del fatto, ecco, come dicevo io, che sono cose personali, no? La Francia, l'Emilia. Però il fatto del secondo livello, cioè che siano comunque dei pretesti, cioè delle cose simboliche, no? Io penso che comunque conoscendomi e parlando pure con voi, no? Comunque vi ci ritroviate in qualche maniera nell'idea di non sapere che fare, cioè senza restare qua, andare a fare sì, un'esperienza. Sì, 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 assolutamente. Capisci? Sì. Cioè. Sì, esatto, capito, per me non è l'Emilia cosa o la Francia, esatto, è più il esatto, pensiero esatto. Con cui. Certo, in altri posti. A proposito, io sempre continuo io tanto tu ormai. A proposito di cambiamenti, no? Prendo sempre come spunto una frase di un testo della vostra canzone Dove passa la loira, che poi è una frase che c'è anche nel sottotesto del titolo dell'EP sul retro, sì. No? Quindi cosa vorreste cambiare voi con le vostre canzoni e con la vostra musica? Cosa vi piacerebbe cambiare nel panorama musicale? Nel panorama musicale? Ok. Nel panorama musicale? Sì. Ma cominciate voi, così facciamo un'onda. Ma forse ci piacerebbe cambiare il modo in cui la gente ascolta la musica, perché siamo, diciamo, in un periodo nel quale più che
ascoltare si sente, allora questo modo di ascoltare la musica un po' distratto per la radio, casomai la canzoncina o la cosa. Allora, non questa radio qua, ovviamente non questa radio qua. No, ti ho ascoltato la canzoncina di prima. Canzoncina di prima, bellissimo. Diciamo, noi, dato che siamo un po' questo genere cacca barba papà, un po' misto. È sempre per questo. Succede che comunque sembrano canzoncine le nostre, però vogliamo dire qualche cosa. Quindi, con il pretesto di far ascoltare la canzoncina, ti stiamo raccontando davvero un fatto, casomai, piuttosto che essere banali come lo sono la maggior parte casomai degli artisti pop magari italiano. Non siamo tecnici, non siamo perfetti nello tecnico, però cerchiamo anche di essere magari pure un po' più originali, un po' più particolari. Pure quando ne parlavamo prima in macchina, il fatto che magari sono tanti gruppi che fanno più bravi, che fanno cose magari pure più difficili, però magari sono cose già ascoltate. Cioè, magari cerchiamo di essere un po' più particolari, un po' più coerenti con un discorso fatto. Però una cosa che mi è venuta in mente ascoltando di è che, per esempio, pure guardando quella foto che campeggia su quello schermo davanti a noi, no? Che una cosa che ci piacerebbe fare è cercare in tutte le occasioni possibili di spiazzare chi ascolta. Nel senso di non farlo sentire comodo. Cioè, classica situazione, serata, un pub, il painozzo davanti, la gente che suona, o anche semplicemente dopo aver mangiato il painozzo, la gente che sta là e chiacchiera, beve. Non sempre ci riusciamo, però a me questa è una cosa che a volte siamo riusciti e mi piacerebbe riuscirci sempre, cioè di farli sompare dalla sedia. E il fatto che per esempio per un periodo siamo andati a fare baschi in diversi posti, anche a Napoli, al centro, a suonare per strada, era un modo per fare pure quello. Infatti spero che mo con una bella stagione ritorneremo a fare una cosa del genere, perché sai, là rompi un attimo il cosa da parte. È quello e poi pure la linea quotidiana delle persone che passano. Certo. Una persona va, sta per i cazzi su e sta pensando a quello che deve andare a fare, non so, in banco da un'altra parte, e acchiappa un gruppo che sta dicendo delle cose magari anche forti, come sì, che ti urla appresso, no? Questa è una cosa che mi piace molto. Poi è bello che si ferma lì per ascoltare e appunto sta lì per te. Piuttosto che casomai suonare in un locale dove chi sta mangiando sta là per mangiare, no, là chi si ferma sta lì per te, e quella è la cosa bella. E invece la sperimentazione musicale quanto conta? Sai, sperimentazione musicale io non so se noi riusciamo a fare veramente, perché veramente non credo che siamo, se mi pensi personale, non siamo in grado, cioè nel senso che non abbiamo le competenze tecniche per fare vera sperimentazione musicale, che poi veramente è stato fatto davvero tanto, no? Sì. Per tantissimi anni. Però io non sono convinto che per dire qualcosa di nuovo si debba per forza fare un discorso musicale del tutto nuovo, nel senso che bisogna anche riappropriarsi dei codici magari che vengono utilizzati dal pop, no? Dalla canzone che non, magari vuole dire, non vuole dire niente se non se stessa. Allora ti freghi quelle cose, tu dicevi prima il reggae, allora abbiamo un pezzo di reggae e invece il noise facciamo una cosa così, allora fai un patchwork, una cosa del genere, utilizzandoli, e poi dici quello che vuoi dire tu. Forse questa è la cosa un po' più particolare che facciamo a livello musicale, perché poi per il resto anche quando facciamo reggae sono cose semplici, è sempre tutto molto semplice. Cioè magari ci voleva essere un po' il fatto che prima con le percussioni facevamo qualcosa di diverso, percussioni. Sì, cercavamo comunque di integrare pure delle percussioni folk, diciamo. Però vabbè, te l'ho detto, adesso è un po' in ridefinizione questa cosa, perché stiamo mirando un po' più verso l'elettronica invece, che pure è una cosa che ci interessa molto. Magari ecco, là stiamo sperimentando noi a livello personale, perché non lo sappiamo fare, stiamo imparando nuove cose. Che dici, sei pronto tu a filmare un altro pezzo live? Che facciamo, pronto, ragazzi? Car sharing, va bene. Questo si chiama car sharing. Aspetto, dai. Sì, no, ma è il petro, con calma. Petro mentre sharing. No, io non dico car sharing perché vuole dare un po' l'idea che se dobbiamo andarcene da qui, facciamolo con bla bla car. Cioè nel senso risparmiamo sulla benzina, insomma. E devo parlare un po' di questo, un po' di nostri problemi mentali, di andare o no via da qua. Thank you.
fortuna quando piove, sappiamo ritrovarci sempre aperti. Abitassimo a Bologna, non ci incontreremmo mai. Mettetela tu e Fabio, avete rotto voi e tutti i treni che non portano qui. Sarebbe imperdonabile, lo sai. Profonda ingiustizia, un'immagine deviata, la resa della psicologia. Se fosse così, invece siete quattro polmoni in fuga dal vostro apparato. Dividiamo la benzina, faremo a gara chi lascia più sogni per strada. Faremo a gara a chi conta più roghi per strada, a chi si prende di più per il culo e sa scriverlo su un muro. Pertini, noi intanto guardavamo i quarti piani. È stato imperdonabile, lo sai. Stefano e Stefania si chiamavano compagni, straripavo fuori il cadavere del Ricciardi. Piantavano che orfani non profumeranno mai. La tua è Fabio, avete visto? Ti voto anche i nostri stomaci, oggi li restituiscono. Sarebbe imperdonabile, lo sai, dimenticare i centri commerciali, il cemento, l'impianto di denaro, l'ennesimo morto operaio. Io sono un ago nel pagliaio. E andarsene così. Stamattina mi sono svegliato, bella ciao, sono un privilegiato e ti ho lasciato. E se vieni con noi in macchina c'è posto, dividiamo la benzina, faremo a gara chi lascia più sogni per strada. Faremo a gara a chi compra più voti per strada, a chi lo prende con più stile nel culo e sa scriverlo su un muro. Invece vieni con noi in macchina c'è posto, faremo a gara a chi lascia più sogni per strada. Faremo a gara a chi lascia più segni per strada. Faremo a gara, faremo a gara. A scegliere lo strumento che usano, giusto? No? Questo è il caso. Forse per come lei, vi siete trovati a suonare? Cioè, decidere io maledico ogni giorno di aver scelto di suonare la chitarra. No, io semplicemente da piccola non ho iscritto al corso di violino. Anzi, a me da piccola neanche piaceva. E invece però mia mamma mi costringeva ad andare. No, che poi te lo ritrovi. E vista no. Là dobbiamo ringraziare tua mamma. No, sì, infatti, no, io intendevo anche questo. Non è senza forza una figura.
No, no, a me è partito che chiunque. Mi scrissero così, perché poi magari papà suonava, mi scrissero così, tempo perso, e poi questa cosa è continuata e lo faccio ancora adesso. Vabbè. Intanto ci è arrivato un messaggio. Questo mio amico. Giuseppe Castaldo Namikaze ci scrive: grande Giulio Verazzo, volevo confermare il fatto che si lamenta con il suo tipico we we we. No, aspetta, vai Giulio, fai we we we. Da Giuseppe, un suo amico di università, sì. Che salutiamo. No, approfitto per salutare i ragazzi di università. Il mio saluto tipico è un saluto a Topino e agli amici della Sun. Va bene. E lui si chiama Topino. Ci è piaciuto. Devi fare anche io i saluti. Un saluto però senza, cioè così ermetico. Vabbè, saluto. Ciao. saluto Gattino e gli amici del Gattino. Saluto Iato. Che vuoi? Ah, è venuto, vai, forse andiamo avanti. Io voglio salutare, ci tengo a fare questo ringraziamento, perché se i ragazzi sono qui è anche grazie a Daniele Montuori dell'associazione Picking Up, che sta facendo questo format che stia a scena alla Zot Bar, e grazie a lui noi facciamo un po' di lo supportiamo in questa iniziativa noi come Radio Indifferente, e quindi grazie a lui se oggi i ragazzi sono qui. Quindi salutiamo Daniele. Ciao Daniele, ciao. Dobbiamo poi sentire le nostre notizie al più presto, perché dobbiamo parlare, vi fa questi messaggi così. In codice. Contattaci. Contattaci. Prima di mandare un altro pezzo dell'EP, perché lo voglio far sentire tutto, oggi questo è il mio scopo, voglio fare un'altra domanda, visto che Nilda domande non ne fa. No, guarda, io ho fatto quattro domande, ho fatto, le sto contando. Tu vedi che riguardo la pagina Facebook. Professore, no, ho fatto la domanda prima su come loro vivevano. Sì, perché il fatto Maria per... T. Maria T, io non procedo io quella là, però comunque io voglio domandare ai ragazzi. Nell'EP ci sono tanti riferimenti, questo da una parte secondo me è un fatto positivo, perché comunque stimolate la gente che vi ascolta a cercare i vari riferimenti, tipo quando si sente lo spezzone del film uno si va a domandare: oh, ma questo film da dove l'hanno preso? Tu dici questi qua, questi inserti? No, a parte gli inserti, poi anche per esempio ci sono riferimenti a vari riferimenti, pure in Isacco è morto, tu vai a pensare a Nietzsche, a Ginsberg, a Puccini, ti fai tutto quel giro là, no? Sì. Non te lo fai? No, ci sono pure altri, ma no, dico, ci sono tanti e tanti riferimenti. Sì. Però da una parte, non pensate che poi dal punto di vista del pubblico vi limiti questa cosa, perché magari poi può ricevere il vostro lavoro soltanto un determinato tipo di persona che magari è più colta, fra virgolette. Guarda, io quando introduco quando la suoniamo, che è uno dei brani dell'EP, dico sempre una cosa: questo brano si chiama Deleuze come un filosofo francese, ma non c'entra niente col filosofo francese, per dire, alla fine una delle ragioni per cui ti parlo dei riferimenti, però quelli là all'interno del testo, sì. Una delle ragioni per cui ne metto tanti è perché io ragiono così, nel senso che mi sono reso conto che spesso ragioniamo anche con i miei amici, sai, per riferimenti. Allora, tu stai facendo questa cosa come questo, stai facendo questa cosa come quest'altra cosa, non tanto per, sai, queste cose tipo di filosofi, oppure quanto proprio invece per i riferimenti alla cultura pop, che più è una questione di questo tipo. Per quanto riguarda, sai, le cose un po' più intellettualoidi, quelle cose là, per esempio su Isacco è morto, forse è un po' così, cioè nel senso che infatti è una delle canzoni che secondo me, cioè, è un po' perso l'orfizio di suonarle, per dire, tra quella delle P, perché è pure un po' diversa rispetto a quello che stiamo facendo adesso, per vari motivi, diciamo. Quindi sì, in parte forse ci sta un po', soprattutto nelle più, un po' esagerato a volte questa cosa qua, sui riferimenti magari letterari. Ah, però d'altra parte pure i Postel e il Sussidiario hanno cominciato così. Sì, cioè, stanno, esatto, cioè sono cose, a me piacciono per esempio, capisci? Quella roba là mi piace, quindi ci sta in piccola parte, però magari può essere un problema, cioè magari ci sta un limite, un piccolo limite oltre il quale si sfocia nella cosa esagerata, che poi non, come dire, non è nemmeno credibile, ok? Ma però forse ne siamo ancora arrivati. Non lo so se siamo arrivati o no, cioè questo non lo dobbiamo dire noi.
è stato positivo, perché comunque vai a riscoprire, a rispolverare cose. Oh, ma qua parla di questo. Però metti caso che io fossi stata un'ignorantona, no? Avrei recepito il progetto magari in maniera più difficile. Sì, sì, vabbè, sicuramente. Però sai, la sfida che non è facile è riuscire a creare più livelli. È la, cioè nel senso riuscire a fare, dire ok, io se non, se non so chi è Deleuze, ok, però pare io, perché comunque magari musicalmente mi comunica, oppure perché ci sta pisciamo sulla passerella, capisci? Cioè, per dire, quella è la sfida. Poi riuscirci o no, te l'ho detto, è una cosa che non spetta a noi dirlo. È un tipo di scrittura che magari, però magari poi non ti piace. A me per esempio non piace quel genere là, però tipo De Leo, l'Officina della Camomilla, L'Officina della Camomilla, secondo me, cioè, criptica. Non so, nemmeno a me piacciono, però in alcune canzoni pure loro fanno testo sottotesto. Vabbè, per esempio a me loro invece come testi a me piacciono. Non sempre, nel senso che secondo me alcune cose non funzionano, però in generale l'idea di fare una cosa un po' ermetica, cioè che sono riferimenti anche molto personali, si vede. A me mi ricorda certe cose, per esempio di De Gregori, l'ho detto, cioè per esempio Pezzi di vetro non si capisce, è una canzone di De Gregori che io amo tantissimo, ma cioè ti mettere là e potrebbe essere veramente qualunque cosa. E quello è un tipo di cosa. Poi effettivamente invece ci sono, se una cosa devi, se devi conoscere la bibliografia di un filosofo per capire una canzone, no, non ci siamo, allora non funziona, perché la canzone deve essere una cosa immediata, questo non ci piove. Però la strizzata d'occhio, oppure il lasciare intravedere qualcosa in profondità, cioè in questa canzone è la superficie, dietro c'è una profondità, questo è un effetto più che una cosa che se riesce, secondo me è una cosa bella. Ma come fa pure i Caparezzi. Esatto, quello là è la stessa cosa più o meno, comunque in un'altra chiave musicalmente, però anche lì c'è un civilizzazionismo esasperato. Ma casomai anche il fatto di raccontare anche casomai cose personali, come diceva lui su Pezzi di vetro e l'Officina della Camomilla, può avere diciamo un senso di ti lascia libera interpretazione. Sì, la puoi vestire. Sì, la puoi vestire tu come più su come la pensi. No, a me è piaciuto questo fatto delle citazioni, perché è stato tipo un gioco, tipo scopri tutte le citazioni di ce ne sono alcune che no, per esempio in Isacco è morto, quello è un pezzo che è nato proprio da una lettura, che per me è stata una delle cose più belle che ho letto, che è un libro di Saramago, che è il Vangelo secondo Gesù Cristo, e quello là ci sta proprio di brutto, per dire. E poi vabbè, ci sta tutto il resto, nel senso che non è che però poi uccidi così, perché ci sta. No, è bello perché magari poi una persona ascoltandola può aggiungere anche riferimenti, esatto, a cui magari tu non hai pensato scrivendola. Sì. Comunque questo è gioco bello. Del trovare riferimento, comunque è una cosa che ogni tanto facciamo, cioè sì. Perlomeno io. Sì, ma diretto. A me piace un sacco, ma per esempio un altro gruppo che lo fa, e tantissimo ovviamente, però a livelli anche musicali, tantissimi, sono gli Alello e Storie Tese, che disseminano citazioni ovunque. Proprio molto nella musica, no, anche nel testo. Sì. E là è un livello proprio estremo. Là è una cosa sublime, secondo me. Però vabbè, noi nel nostro piccolo cerchiamo di creare quell'effetto. No, però è bello, anche io non ho trovato un sacco di riferimenti nelle vostre canzoni. Sì, no, io non l'ho trovato. Però come cosa è molto interessante. No, è la cosa che incuriosisce comunque. Cioè, verso l'ascoltatore che forse dovrebbe essere educato alla curiosità, che cosa quella che manca, credo che all'ascoltatore medio, sia ai live anche non, è la curiosità di scoprire anche nuove melodie che si rifilano quando ascolta, e anche nei testi, che cosa che ho sempre detto io, quando mi approccio a una canzone la prima cosa che devo fare è andare a cercare il testo. La citazione è comunque una cosa che non è fatta là perché voglio fare il grande paroliere, però in questo caso è interessante, perché comunque io da persona ignorante magari non so, esempio, non so chi è Isacco, ma da vedere Isacco sei, magari posso, una cosa che mi può tornare pure, però per me è molto interessante, lo ripeto, anche se lo ammetto non le ho trovate le citazioni, però lo farò, no, dopo questo lo farò, andrò a recuperare, sì. Dobbiamo fare tipo un contest sulla pagina, dire trova le citazioni dell'EP e se le trovi tutte quante ti mandiamo, non lo so, ti mandiamo una foto di Maria T la faccia tutta così. No, gli vediamo Maria che guarda Medusa. Maria guarderà il tuo profilo,
Sì, ma perché scrivi così? Perché? Fra un po' bellissimo. È giunto il arriverà il momento della mia famosissima rubrica. Prima di quello, io direi di mandare una canzone. Sì. Prendiamo l'aria, aria da fuori, tutta l'aria che c'è fuori. E mandiamo proprio Isacco è morto. E torniamo fra poco con la mia rubrica Stop and Go. Con la mia presentazione, la voglio fare stasera perché secondo me ci vuole la presentazione. Poi vediamo. A tra poco. Isacco è morto perché Dio si è distratto. Oh yeah, Isacco è morto, beh, morto e sepolto. Abramo è già tardi quando se ne pente, intanto il Signore fa finta di niente. Isacco è morto, Dio è morto perché non era all'altezza. Oh yeah, il Dio è corrotto. Oh yeah, era la sua stessa ebbrezza, l'ebbrezza di chiedere prova d'amore a chi arriverebbe a leccarti le suole. Isacco è morto, ma Abramo non ci sta. Dice Signore, Signore del cielo, Signore dell'acqua e dell'acqua d'ardia, niente più così sì. Signore che ignori qual è il mio colore, sei tu che hai mancato la prova d'amore. Cristo è morto, oh yeah, morto e risorto, beh. Cristo è morto perché era un farabutto. Voleva scappare al disegno divino, ma suo padre scaltro dei genitori. Cristo è morto, ma Gesù non ci sta. Dice uomini perdonatelo perché non sa quello che fa. Niente più blasfemia. Questo signore d'esercito e schiere ha sete di sangue ed agnelli e potere. Amore, c'hai buttati dritti in un fosso. Isacco è morto. Siamo in diretta. Ebbene sì, ebbene sì. Radio Indifferenti, con i treni non portano qui, sono le 21.52 e io mi abbasso per vedere se c'è qualche altro messaggino. Allora, sono le 21.50 e io lo dico, è il momento della rubrica di Francesca. Yeah! Allora, l'ultima puntata, perché già ci conoscevano, non l'ho detta questa cosa, ma Francesca è sinonimo di ansia. Uffa! Allora... Se hai l'ansia e non sai il motivo, sappi, la colpa è sempre di Francesca. E dopo queste 5/6 /6 e se ti senti osservato invece è colpa di Maria. Sì, sono 5-6 domande che ogni domanda il grado di ansia andrà ad aumentare o a calare in base al diciamo al fattore ansia, che è sempre quello che ci dice Francesca. Ripeto che tu ogni volta dici una marea di stronzate, perché non porta ansia questa mia rubrica e loro dopo te lo confermeranno. Ma noi siamo dei tipi molto ansiosi, te lo dico prima. È una cosa tranquillissima, sono 5 domande, a volte rispondo, ma molto semplici. Vai. E tranquille, molto musicali. Sì, sì, no, infatti, belle proprio. Prima domanda. Ecco, la prima è facile. Silenzio, prima domanda. L'ultimo... Ma, scusa,
prima, tipo intervista multipla. No, Maria, rispondete a uno per okay, volta. Uno per... Valerio, okay. Maria. Ok, vai. L'ultimo disco che avete ascoltato? Ma intero? Sì. Allora, aspetta, l'ultimo disco che avrò ascoltato. Non mi dire che devo messo già in difficoltà. Ma che non mi ricordo l'ultimo disco intero, perché da un po' che non piglio un disco e lo metto e lo ascolto tutto. Però... Ah, io ce l'ho! Ah, beh, chi lo dico? Non so se è un disco. Come non so se è un disco? L'ultimo, non so se è il primo o l'ultimo della rappresentante di Vista. Ascoltato, ma nel senso ultimo che l'ho ascoltato ultimamente, sì. Non è stato lui, eh sì, è quello. Ah, io devo, ok, ce l'ho pure io, un disco di Gainsbourg ho ascoltato, cioè, in macchina, l'ho regalato, il primo disco di Gainsbourg. Ma... sì, hai ascoltato per un passato migliore dei ministri. Mica niente. Carino, mi è piaciuto. Okay. Sono stati molto tranquilli fino adesso. La prima è andata. Okay, seconda vabbè. Domanda, la canzone che ultimamente ascoltate più spesso? Vai, io ce l'ho. Maria ce l'ha, vai. di un gruppo di Napoli. Cioè anche se. Quella, la canzone hai detto. La canzone? Ma perché può essere scusa? No, una suite ascolto. No, il CD di no, Jeff Gay, la sua bella bionda. E il fatto che non mi ricordo il titolo. E cantala, dai, cantala. Vabbè, Tremo. Tremo, del nuovo, dell'ultimo CD. Tremo, dell'ultimo CD, vai giù. No, va pure io. Allora, io penso un pezzo di Offlaga, secondo me, lo ascolto spesso, l'ho messo più di una volta ultimamente, e le spinte all'uscio. No, forse un pezzo dove mi sono incapato è quello dei Pop. E... quale? E loro. Gnomo, no, Giuseppe, non chiamato il Gnomo. Non mi ricordavo bene io. No, è che è un pezzo di Pink Floyd, no, una citazione, ma ce l'ho. The Gnome. L'elfo dei Poppo. L'elfo, bello. Terza domanda. Cioè, queste non sono leccate dai vari gruppi. No, scena no, vabbè, è tutto vero. E cioè, anche cioè, poi stiamo diciamo, frequentando. Veramente me lo sento. Approfittiamo per salutare Giuseppe. Io sono sempre pronto a fare domande alla Marzullo. Ah, sì, vuole. Perché Giuseppe ha proposto, lui vorrebbe stare su una moto con Marzullo dietro che gli fa le domande. E Mino si è proposto di sostituire Marzullo sulla moto. Terza domanda. Questa forse è più per Valerio, però in realtà faccio, vabbè, la canzone di altri che avresti voluto scrivere / comporre tu. Ma altri, cioè, in che senso? Altri qualsiasi. Altri qualsiasi. Sidun di Robezio Andrei è un pezzo quando, ecco, quando mi fanno queste domande un poco così io lo butto in mezzo perché per me è qualche cosa di perfetto musicalmente. Voi tipo non so, Fist of Fist, infatti quella stavo pensando effettivamente, eh sì, forse quella Fist of Fist, cioè solo iniziale oppure di Genesis. Vabbè, sì. Giulio, tu contendono di poco che lo comunque ce l'avevi ragione, un po' ansioso questa cosa. Sì, ce l'ho fa. Io per questo non ho ma fatto perché come dicessimo esponendo che ma, dobbiamo farci ma se non ci riuscivi con noi non ci saresti mai riuscito perché ma io l'ho capito da lei da quando no non so se è una canzone cioè io per me è una vittoria oggi per questo io non ho preparato niente me lo sentivo ma che cosa bella dai Francesca viene battuta finalmente. Comunque andiamo avanti, dai, voglio sentire. Vabbè, dai, se vogliamo fare, siccome dopo prima abbiamo citato no, un po' di gente, posso dire che è un pezzo che veramente ho rosicato tantissimo di aver scritto io e Vanni dei Blindur, che è una cosa pazzesca. Io, è pure volevo un dirlo, però non volevo fare non le volevi fare le spalle. No, perché può fare, però capito? È vero, vabbè, però ormai ci siamo dentro. Cioè, ormai ci siamo dentro, lecchiamo. Diciamo cioè. Abbiamo leccato, lecchiamo. Salutiamoli, Massimo, lecchiamoli tu. Michelangelo e anche Vanni. Saluto anche Vanni. Io li sto aspettando di nuovo. Vanni. Vabbè, quindi Giulio... No, forse qualche pezzo post-rock di quelli belli. Quelli belli, sì. Okay. Non brutti, insomma. No, no, li vedi proprio belli. Li vedi belli, belli. Vado alla quarta? Sì, vai, vai. Alla quarta. Questa è simpatica, però... No, questa è molto simpatica. Avrei vari scenari. Cioè, si immagina potete raccontare anche più episodi.
Allora, sappiatelo che siete liberi di dire qualsiasi cosa. No. Cioè, nomi. Non ci sono censure. No, potete dire qualsiasi cosa. Andiamo alla domanda. Cioè, sta a noi poi responsabilità. Esatto. La cosa più strana che vi è successa durante un live? Cioè, a me mi sono spezzato tipo 10 corde. Una ventina di corde tutte insieme. No, non è vero, comunque spezzo molte corde e questa cosa è molto strana. Cioè, se non ho ancora capito perché. Però ci sarà una cosa più strana, secondo me. Cioè, a me qualche volta è capitato di ascoltare delle cose che non stavamo suonando. sì, delle melodie, delle cose. Che poi dicevo, ma chi ha fatto questa cosa? Cosa succede? E poi però me ne ricordavo, no, non ti ricordo. Aspetta, no, sai che cosa successe? Successe con Walter White, che io stavo suonando col delay, e quindi si sentiva tutto l'ego, si sentiva, e quindi si sentiva, ma cos'è questa cosa? Non lo so, perché sennò cose strane. Dai, posso dire cose belle, forse. Vabbè, ma sono strane, belle e strane. Le divertenti. Belle quando batte le mani e la gente inizia a battere le mani. E quando non lo fanno. L'ultima volta non è successo. No, hanno iniziato. E poi subito smesso. Perché Maria è convintissima, allora fa una faccia serissima e alza le mani e comincia. Perché tu dall'inizio del pezzo. Hai capito? Bravo. Sono 5 minuti. Ci vuole un punto. Alla fine lo devi fare. Ma alla fine sto suonando, capito? La sto con le mani libere. Ma va bene. Non funziona questa cosa. Comunque no, una cosa bella che mi ha dato l'ultima serata che abbiamo fatto a Bacoli. Durante dove passava Loira, abbiamo visto delle coppie che si abbracciavano. Lui è romantico, la nostra canzone, capito? Abbiamo fatto un sacco di risate stasera qua, è bello. No, però una cosa che però succede a tutti i terroristi. Ma l'hanno dato? Io non ci vedevo nemmeno. Vabbè, tenevo il microfono davanti alla faccia perché me l'avevano sistemato male. Vabbè, comunque, al di là di questo, volevo dire che spesso, mica più di una volta mi è capitato di attaccare, ma questo penso che succede un po' a tutti i chitarristi, non lo so, di attaccare i jack della chitarra elettrica nel modo sbagliato e quindi fare una specie di circuito tra i pedalini e farli arrivare da nessuna parte, fondamentalmente. Comunque, e di suonare e fare, ma perché non funziona? Perché non funziona? Questo è abbastanza Giulio! Ha misicato e spinto, sul genere. Qualunque cosa che attacca tutto, pedalini. L'ultimo live che abbiamo fatto non funzionava il computer, non sentiva. Batti pani. Non ancora abbiamo scoperto perché. Cioè, una cosa assurda. Invece richieste musicalista, tipo, Ah, io ce l'ho. Ma ce l'ho pure io, che cazzo è? La canzone del buon compleanno. Non la sappiamo fare, non ce la chiedete. Non la sappiamo fare. Non ci chiedete di. È il momento più brutto di tutta la mia vita. Perché? Maria, oltre a suonare il sindaco, suona il pianoforte. E quella sera aveva il pianoforte. E noi guardiamo lei quando. Tutti quanti guardavano Maria perché al pianoforte bisognava. E Maria ha fatto una versione super dissonante di questo. Ma era in chiave jazz. Comunque da allora un po' diminuita, settima aumentata. Si è andata a studiare la canzone del buon compleanno. Adesso tu sei andata. Ragazzi, me la sono vista. Ma con me l'hai visto? Buon compleanno a te. Comunque no, quando non c'era lei, vai, panico. Buon compleanno, panico. No, comunque non ce lo chiedete. Uno non ha sempre fatto. Non facciamo due perché non facciamo piano a parte. Questa è la scusa, diciamo. Ti volevo chiedere la canzone. Se vuoi te la fai. Ci provo, aspetta. No. Oggi le domande le è lui. Mandi Alessandro. Le allungo, sono altre tre domande. Proprio ansia e mancanza d'ossigeno. Quinta domanda. Sì. L'esperienza più bella che avete vissuto insieme. Forse quella dell'altro. Secondo me sì. Perché è stato un momento in cui abbiamo detto, cacchio, io amo, sono andato buono. Non è mai accaduta questa, ti giuro. Sempre io poi in particolare sempre un'ansia addosso. Sempre intossicato tornavo a casa. Invece per la prima volta non però che cosa, sicuramente. È bello pure quando suoniamo in mezzo per la strada. A me tipo è piaciuto Radici Fest quando abbiamo suonato a Casetta Vecchia. A Calitri. Tutta la notte a suonare non so in mezzo se alla strada. Tu sai il festival sul matrimonio organizzato da Vinicio Capossero. Noi mandammo questa email perché il tema di quell'anno dell'anno scorso, insomma, era una cosa con i treni. Non
ricordo. Ci stava un treno del sud, non porta qui cosa. C'era un sottotema, diciamo così. Oltre al matrimonio c'era sto fatto delle ferrovie abbandonate. E allora noi diciamo, ma assolutamente mandare la candidatura perché no. E non ci piaceva sapere niente. Fino al giorno prima del concerto di Capossero. Che poi si trattava di suonare la notte per le vie del borgo. Il giorno prima ci mandarono queste email, venite, noi subito siamo andati. Ed è stata una cosa fighissima perché stavano un sacco di gente tutta la notte là, e poi un sacco di ubriachi. Ed era bellissimo suonare per questi ubriachi. Passavano le persone con la bandiera dei pirati. I pirati, abbiamo fatto un pezzo tipo per i naviganti, una cosa francese tradotta che facciamo noi. Insomma. Tutta la notte. È stato molto bello. Sesta domanda. Questa non è mai stata sperimentata, quindi non la sai neanche tu. Stiamo arrivando proprio all'estremo. Allora, questa è una domanda doppia in realtà. Quindi vale per la sesta e la settima. Facciamo una musica un po' che ansia, tipo. Vai. No, il complimento più bello che avete ricevuto e la critica più dura. Io ce l'ho il complimento più bello. Vai. Abbiamo ricevuto. Ci hanno detto che siamo pazzi. Perché? No, è bello, pazzerello. No, nel senso ci hanno detto che piacciamo a questa persona o che siamo pazzi. Vabbè, sì, comunque sì, no, non lo so, nel senso... A me è piaciuto che mi hanno dato del jolly. Che è un po' il jolly del gruppo, effettivamente, girl power. Tutte cose di 2 giorni fa, praticamente, stiamo dicendo, vabbè. Il complimento, uno dei complimenti più belli, non lo so, in realtà non lo so, lo sai. Forse non abbiamo non l'abbiamo ancora ricevuto. Invece qual è la critica? La critica più severa. Ci sta una ragazza che ha detto che piaceva la copertina soltanto del nostro EP. Ah, è vero. È bello questo, no, un ragazzo. Era la ragazza, però c'è un portato proprio in realtà. Questa è la critica più severa che ci hanno fatto, perché poi per il resto non ci hanno detto di cose troppo critiche. Io non mi ricordo. Ah, vai, dici, no, io non mi ricordo. No, quando stavamo a Lord Wild West, poi c'era il libro all'entrata dove le persone potevano scrivere. C'era scritto il panino buonissimo, peccato per la musica. Veramente. Non lo sapevi. Tu che l'hai scritto? Sei proprio uno stronzo. Ma io non è tanto buono lo 2-2-est. Tra l'altro. No, è buono. Non lo so. Ottava domanda. Questa è l'ultima. No, la penultima. Basta, io mi arrendo. Vado a prendere il pigiamino a casa. Ottava domanda. Ok, l'ho ricordato. Ottava domanda. L'ho detto quando? 5-4 volte. Sì, 8 volte. Dove si vedono artisticamente i treni non portano qui fra un paio d'anni? Oh, questa è proprio una di quelle domande che non dici. Questa è praticamente l'Hiroshima dell'ansia. L'Hiroshima dell'ansia. No. Tu ce l'hai? Sì. Io non ci piaccio. Dilla. Ma non ti piace a te. Ma dilla! Niente, tra un anno a Coachella e tra 2 anni a fare il pensiero. Ah, ecco. Tra un anno a Coachella. Io sono sociale, ma che c'è? Anni a fare il benzinaio. Vabbè, no, è che un po' un brutto. Ma ecco, per quello è uno dei gruppi che citavo là in mezzo, che però alla fine non è che dice molto. Però no, in realtà non lo so, veramente non ne ho proprio idea, perché ci sono così tante strade aperte davanti a noi, anche a livello personale, che veramente potrebbe prendere qualunque strada. Potremmo anche dissolverci e esistere solamente in forma telematica, tipo, e fare scrivere le canzoni a distanza. Però anche no, potremmo anche non succedere una cosa, cioè potrebbe anche succedere un'altra cosa, una cosa mista. Comunque io spero che da qua invece a 2-3 mesi faremo un bel po' di date e riusciremo a far viaggiare questi nuovi pezzi che abbiamo scritto, perché sono tanti rispetto a quelli dell'EP, con questa nuova veste un po' più elettronica. Ultima domanda e poi facciamo un ultimo pezzo live, se tu sei d'accordo e se loro sono d'accordo. Sì. Dobbiamo pensare quale, però. Possiamo anche fare una pausa, mettiamo un pezzo e poi. No, perché io ho tutto in mente, non mi puoi fare i programmi. Dimmi te. Ultima domanda. Sì. Pensate che questa mia rubrica sia portatrice di ansia?
vediamo. Questa è la domanda più ansiosa. Questo è il. No, yeah, però aspetta. Ferrabbo. È iniziata che. E invece no, è stata una cosa piacevole. No, beh, ma è vero, cioè, secondo me. Ma è vero, ci accodiamo. Cioè, capito? Stavo con l'ansia prima della domanda. Poi c'è la domanda, era tranquilla. L'unica cosa che suoniamo adesso, ragazzi, non ho capito. Bello fatto. Se volete, se non volete. No, no, vogliamo. Vogliamo. Che pensi abbiamo? Che adesso vogliamo fare? Che facciamo. Okay, facciamo. Comunque, inizialmente avevo detto che un po' d'ansia l'avevi portata, poi c'è. Cioè, forse poi siamo entrati, si sono. Si suona notte. Come si dice? Ah, sì, sì. 1, 2, 3, 4. Di tempo che studiavo Deuce e Contessa suonava e già citava De André. Tu mi guardavi in faccia, decidevi Borghese, per fortuna che intorno si rideva di te. Il Parigi, Parigi è una promessa fatta di boulevard e Rio dritto tu tradisce i racconti, io è sempre la stessa. Dovessi passare a nuoto la Senna, resistere al vuoto, non lo so più. Era un po' di tempo che c'era Gabriel Tardo, in qualche fantasma degli esami passati. Tu mi mostravi casa e le foto sul muro, il mattino di Parma e gli arditi dimenticati. Che Parigi, Parigi, Parigi è una folla che la celere scalcia prima di impazzire. Sonnambulo solo che si tende alla corda. Se guardassi negli occhi in mezzo la gente, e sono sicura che potrei morire. Che leggevo Foucault sul cavalcavia dei binari di casa e pensavo di correre come succede in Truffaut. Però Jim era Morrison ed era un po' queer. Che Parigi, Parigi, Parigi è una tomba da riempire di pace e poi tornare a casa un volo EasyJet passando per Londra. Riccardo, pisciamo sulla passerella e facciamo saltare un altro altrove per aria. Questo era il gioco per Pietrino White. Valerio, ma chi sono quale Walter White questa che è. Sì, sì, no, vabbè, Walter White perché vabbè, la serie a me però mi ha preso a palla maledettamente. E quindi confermo grandissima Maria. Grandissima Maria. Grandissima Maria. No, Maria tu. Maria chi? Quella questo è il più grande complimento. E non è il Jolly. Quale Maria? Maria è una parte fondamentale di questo gruppo. Infatti sì, cioè il Jolly era in quel senso là, no? Ah il. No, non lo so in che senso è. Cioè, sai, tu però mi è piaciuta la parola Jolly. Jolly, perché era molto. Molto bravi. Grazie. Capito là? No, abbiamo finito. Abbiamo finito.
E lo dici così, lo dici. Cioè, avvisami, non è che non ci piace, abbiamo finito e magari io sto ancora aspettando qua dentro che... Prima però di finire, prima, sì, voglio far dire ai Tra di Non Portano Qui dove possono trovare il vostro EP, dove possono seguirvi, se avete date pure. Allora, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, I Tra di Non Portano Qui, cercatelo su Facebook, come avete capito ci sono un sacco di cretinate sopra. E là vi aggiorneremo anche sulle nostre prossime date, che per ora equivalgono a zero, proprio perché siamo in questo periodo di, diciamo, ci stiamo ristrutturando. Suoneremo sicuramente al Paso Contest per la fase, le semifinali, però non ci sta ancora il calendario, quindi metteremo lì tutte le nuove date che ci saranno comunque. Poi il nostro EP lo trovate in free download su il nostro Bandcamp, diciamo, scritto Bandcamp, sì, ogni volta è un problema per... comunque cercate I Tra di Non Portano Qui Carmagnola EP free download, qualcosa, insomma, lo trovate su Google, googlatelo, scaricatelo perché è bello, googlateci. Poi non vi costa nemmeno niente, quindi non avete scuse per non ascoltarlo. Infatti sì, pure tu Nino, ma se è fuso il PC attivate di... è il telefonino, scusa, si può ascoltare pure da smartphone, si può scaricare da smartphone. Vabbè, prometto che lo scarico stasera. Bravo, serio. Prima di chiudere voglio ricordare che la replica di questa puntata andrà in onda su www.radiobaiano.it domani alle ore 16, però sì, in realtà io appena torno a casa la carico su YouTube, quindi potete ascoltarla quando e come volete sul nostro canale YouTube di Radio Baiano. E in più, i video live dei Tra di Non Portano Qui entro domani sera, Nino? Entro questo... dipende dal PC quando decide di... questa... sono tutta la terza volta entro questo weekend, no, entro sabato ricarico, weekend e domenica pure è compreso, quindi cioè, invece entro sabato caricherò tutti i video. Io te lo faccio dire perché così loro sono testimoni della tua scadenza. Ha detto sabato, sì, noi ci incazziamo tantissimo se non arriva entro la mezzanotte di sabato sera. Mo siamo d'accordo, ma mica cambia l'orario sabato. No. No, cazzo, ci vado a settimana. No, vabbè, entro sabato sera saranno pronti anche i video sempre sul nostro canale YouTube. Voglio ringraziare Maria, Valerio e Giulio per essere stati qua. Sono bravi. Se non mandano a scarica quel video mi vengono a prendere con i capelli. E noi vogliamo ringraziare te perché è stata veramente una bella occasione stasera. Sì, è ospitale. Sì, siamo fatti un sacco di risate. E poi zero ansia. Zero ansia. Guarda, me la nega il dito questa. Va. No, ma la serio. Ti faccio un jingle, questo calma tutti, guarda. Questo... ah, che pace. Partecipa anche tu al mio crowdfunding. Basta! Guarda, va bene come jingle per crowdfunding. Dobbiamo registrare. Dai, proviamo. Prova. Partecipa anche tu al crowdfunding del bacetto di Pornhub. Grazie. Non fa per niente ridere. Bellissimo invece. Prima di lasciarci, noi mandiamo la canzone del socio, che è l'ultima canzone che ci è rimasta dell'EP Carmagnola di Tra di Non Portano Qui. E noi ci vediamo martedì. Voglio ricordare gli appuntamenti della settimana prossima, perché martedì alle 8 saremo con Tartaglia e Aneuro. E giovedì invece saremo con Giuseppe D'Angelo. Quindi ci vediamo martedì sempre alle 8 su www.radiobaiano.it. Salutiamo I Tra di Non Portano Qui, tornate quando volete, speriamo di riacchiapparci presto. Ma speriamo di avere roba nuova da farvi sentire. Ma pure quando suonate, No, ma seguiteci perché ci saranno molte novità sicuramente. E quindi ora ti ripeto, così non ti dimentichi, mandiamo la canzone del socio dall'EP Carmagnola dei Tra di Non Portano Qui. Ci vediamo martedì. Ciao! Ciao! Ciao.